Prova. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo terzo video di YouTube. Il format è stato deciso proprio da voi. Io ho fatto questo sondaggio su Instagram e mi avete risposto che la scelta per questo video sarebbe stata spesa anabolica. Quindi in poche parole adesso andrò a fare la spesa, ok? Insieme alla mia, al mio cameraman, o meglio camera girl, che tra poco vi presenterò. E andremo a fare la spesa, quindi metterò nel carrello tutte quelle fonti che consumo durante la settimana. Cosa molto importante, ho calato un pochino quelle che sono le calorie, un pochino, oddio. Ho calato un po' perché il peso stentava a calare, ovviamente questo dovuto al surplus calorico protratto negli scorsi mesi. Ma da 4.000 adesso ci siamo assestati sulle 3.100, non di botto, quindi abbiamo fatto vari step. Noto meno ingombro digestivo, la prima era veramente molto difficile arrivare a 4.000 calorie ed essere in un certo senso prestante in sala pesi, quindi adesso è diventato tutto un pochino più agevole. Andiamo a fare la spesa. Ciao, noi ci vediamo dopo. What? Allora adesso lascio la parola a lei. Che difficoltà. Ciao a tutti. Il mio lavoro qui è finito. Ma non hai fatto niente. Ciao. Ci vediamo dopo fare la spesa. 2000 years later. Visto che le calorie si sono un po' abbassate, come vi ho anticipato, finalmente ci stanno le verdure, quindi non le integrerò più con l'integratore di cui vi parlai, ma finalmente posso mangiarle. Io sono lattugo maniaco. E restando in tema verdure, secondo me sono buonissimi, ve li consiglio. Trovate tutte queste, parlo di Esselunga, verdure in sottovuoto, c'è solo ed esclusivamente verdura già cotta e già pronta. Peperoni, carciofi, zucchine. Io in questo caso sono zucca dipendente, è leggermente più zuccherina rispetto alle altre verdure, quindi da farla adattare al tuo piano di macros, diciamo che devi abbassare un pochino le quote del resto di carboidrati rispetto magari a prendere finocchi, zucchino, però canto buono. Siamo nella corsia degli oli, io consumo olio extravergine d'oliva per i pasti principali, quindi fondamentalmente quello, ma nel pre-workout 100% olio di cocco extravergine. Il mio pasto pre-workout aggiungo come fonte lipidica l'olio di cocco, questo perché sono grassi MCT e sono funzionali all'allenamento, quindi vengono subito ossidati a scopo energetico nel tessuto muscolare. Salse, perché non siamo ancora arrivati a quella fase di pre-gara dove magari si tolgono anche queste. Attualmente io, in mezzo al mio riso, a tutto il riso che mangio, ci vado a mettere la senape. Io sono drogato di senape. Questa senape forte, droga. Andiamo a prendere i carboidrati. Allora, io penso di essere la persona senza figli che acquista più nel reparto bimbi di chiunque altro. Ok, la fonte principale di carboidrati che consumo, almeno in questo momento, è la crema di riso. Ottima digeribilità, mi permette addirittura di berla, si è diluita molto, quindi facilitava quella che era la mia fase di massa. Adesso sono ancora a calorie molto alte, quindi la facilita tuttora. Crema di riso che ha gusto neutro e la digerisce, la assimili velocissimamente, la consumo un'ora prima del mio allenamento e come spuntino pomeridiano. Verosimilmente la potete inserire in qualunque pasto. Veramente una fonte di carboidrati da tenere in considerazione. Da buon italiano, come fonte di carboidrati in sostituzione del riso, questo succede a volte nel weekend quando magari non ho tutti i pasti pronti, soprattutto la domenica. Cazzo, sono... La cara amata pasta. Non è vero che il riso è l'unico alimento per chi fa palestra, c'è questa leggenda, la pasta è un ottimo alimento nello sport in generale. Io personalmente non consumo quella uovo, ma solo quella di semola. Riso, immancabile. Io consumo personalmente riso basmati, lo trovo che ha già un suo sapore, effettivamente, rispetto agli altri tipi di risi, ma li ho provati veramente tutti. Un altro che vi posso consigliare è il riso nero o il riso Roma, ottimi entrambi. What the fuck?
petto di pollo. Allora, io attualmente, ragazzi, ho abbassato le calorie e ho abbassato anche leggermente le proteine, visto il loro grosso potere saziante. Con il coach abbiamo deciso di abbassare sì i carboidrati, sì i grassi, ma anche leggermente le proteine. Da 160 grammi netti siamo passati a 145. Ciò non toglie che la fonte principale dal quale prendo le proteine giornaliere rimane pollo o merluzzo. Qua ci troviamo di fronte al pollo, 300 grammi al giorno per 7 giorni. Ne vuoi una? Consiglio sempre ovviamente di non focalizzarsi, ossessionarsi con un'unica fonte proteica, e quindi oltre al pollo, come anticipato, merluzzino. Quindi come pesce io vario, non sempre merluzzo. Questi filetti sono molto comodi, sono di un peso di 240 e me li divido abbastanza bene. E sempre 300 grammi al giorno ne mangio, quindi farò un po' di scorta. Se devo alternarlo, lo alterno solitamente o con la platessa e poco altro, a volte se capita magari dorata o il rombo, ma non sempre. Quelli non si mangiano, eh. Come snack durante la giornata attualmente non le mangio, ma è una cosa che più in là ovviamente aiuterà sia la mia sazietà sia anche il mio palato. Parlo di gallette, quindi un alimento che sazia, ok, occupa posto nello stomaco. Io preferisco queste qui di riso venere, quindi oggi non le comprerò, ma fra qualche mese saranno giornaliere. E per la rubrica droghe, sono ancora ovviamente in una fase in cui bevande zero calorie me le concedo alla grande. Questo Fuse. Friselle! Giusti? Pesca rosa. Strabuono. Ok ragazzi, spesa finita, come avete visto ho comprato tutto quello che mangio durante la settimana, quindi avete visto bene o male le fonti di cui mi cibo. Sono fonti, come avete visto, super pulite, nulla di sporchissimo. Spero veramente che il video vi sia piaciuto. Avete conosciuto Chiara, che sarà con noi per tutti gli altri video che farò. Niente che dire, ci vediamo sulle altre piattaforme, su Instagram, e ci vedremo molto presto ancora qui su YouTube. Alla prossima!